Devil May Cry 5, a mio parere, è un capolavoro di primo ordine. Il gioco ha un solo piccolo difetto, ovvero finale troppo lungo e troppo aperto. Che sia troppo aperto è un male fino a un certo punto, perché ha dato il via a possibili sequel interessanti. Il fatto che sia un finale lungo non mi è piaciuto, perché mi aspettavo un finale leggermente più corto e sostanzioso. La trama del gioco in sé l'ho adorato, perché non è una di quelle trame troppo complesse e impegnative. Oltre a ciò, nella trama c'è il ritorno di Virgil e l'introduzione di un nuovo personaggio chiamato V. Il personaggio di V è un semplice essere umano con poteri demoniaci. Detto così, non sembra così, ma se giocate al gioco c'è un perché, e già il semplice nome V è un indizio molto interessante. In questo capitolo c'è il ritorno di Nero, già presente in Devil May Cry. Personalmente, Nero l'ho preferito nel quarto capitolo della saga, che in questo quinto episodio. Semplicemente perché in Devil May Cry 4 Nero era un personaggio molto puro, mentre in questo quinto capitolo è molto strafottente. Ad assistere Nero c'è la bellissima Nico, una armaiola che costruisce i bracci appositi per Nero. Già è uno spettacolo della Madonna, Nico. Un altro po' diventa il mio personaggio preferito, non c'ho capire in assoluto di Devil May Cry. Per i miei gusti personali, Nico batte in carisma anche Thresh e Leti. Eh sì, sono tornate anche loro nel gioco, anche se in ruoli minori rispetto ai capitoli precedenti. Infine arriviamo a Dante, rimasto lo stesso strafottente di sempre, e rispetto ai capitoli precedenti, assenta subito il fucile e tra virgolette i quattroni da pugilato. Così ha una mossa in più sin dall'inizio. In questo capitolo, tra l'altro, si va un po' nel passato di Dante e si facendo in minima parte di quanto Virgil era Nero Angelo nel primo Devil May Cry. Graficamente è decisamente migliorato rispetto ai capitoli precedenti e tengo una cotuglia per gli occhi. Le colonne sonore sono semplicemente spettacolari e sono un piacere per le orecchie. Il gameplay invece, per quanto sia quasi variato dai capitoli precedenti, l'ho trovato alquanto piacevole giocarci. Il gioco mi ha divertito? Decisamente sì. Semplicemente è il mio gioco del 2019. Ci saranno sicuramente altri bei giochi che usciranno quest'anno, ma non batteranno mai questo capitolo come divertimento personale. Come voto gli do un 10 su 10, semplicemente perché è un gioco davvero piacevole in tutti i sensi. In questo capitolo di Devil May Cry fa apparizione in Morrison, già apparso nell'anime del videogioco, nell'anime tratto dal videogioco. Oltre a Morrison si sente la voce di Patty Rowell, anche lei apparsa nell'anime, ma nel gioco si sente solo telefonicamente. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!